Tranquilla, non siamo in ritardo, No, Fede. tu no, io sì. Che panico la mattina, Lascia eh. perdere. C'è Marco che sta scarpe. Dai ragazzi, state le messe le scarpe. Come la vita reale dalla mattina, sì. Cazzini al contrario, mi sono messo. Sì, dai, preparati che andiamo. Ragazzi, oggi vi porto una tipica giornata di Fesi Home. Partiamo, la colazione al bar non c'è tutti i giorni ovviamente. Questa mattina c'è quindi un bel cornetto, un caffè e il mio succo al pompelmo, questo è di mio marito. Iscrivetevi al mio canale, intanto ci iniziamo la giornata insieme con un bel caffè. Vi faccio vedere un po' come si svolgono le mie giornate lavorative, che sono sempre molto intense, ma belle, ok? Oggi che dobbiamo fare? Girare per cantieri? Oggi abbiamo 3 cantieri da visitare, e che per me sono come una visita al museo. Quando entro nel cantiere mi esalto, si può dire? Mi esalto tantissimo. Facciamo questo giro dei cantieri, poi mi incontrerò più tardi con un cliente a studio e poi finita la giornata lavorativa prenderemo i bambini, io e te, te e io e te. Pensa che ieri ho fatto una call con una cliente e mentre diciamo ci salutavamo mi ha detto: io ti ho scoperto perché tu hai fatto la cameretta di una mia collega amica. Una cameretta a Roma o in Colombo? A Roma, qua. Vicino a casa, qua dietro esattamente, e perché praticamente questa sua collega aveva postato la cameretta e lei che mi seguiva aveva riconosciuto la cameretta che avevo postato nei miei... Ah, quindi era di Roma la cliente della collega? Era di Roma la cliente, sì, esattamente, e praticamente ha riconosciuto il post della sua amica e ha detto: no, non è possibile, questa cameretta io l'ho già vista, te l'ha fatta Fesi Home, ed era così. Vabbè, andiamo in ufficio. Va? Andiamo oltre. Anzi, no, andiamo in motorino. Andiamo in motorino. Cos'è? Sto facendo il giro. Lascia nel palco. A Roma, ovviamente. Dai, metti benzina. Mi hai fatto rischiare pure di rimanere senza. Ora stiamo attraversando Roma, ovviamente, grazie al motorino. Riusciamo a muoverci liberamente. Ci stiamo attraversando il quartiere Ostiense, eccolo qua. E questo bolide qua, questo SH, ci porta ovunque. No, frena più delicatamente, grazie. Io lascio andare i miei 4 ciuffetti al vento, ovviamente quando toglierò questo casco sarò terribile, perché io ho già 4 capelli fini, il casco me li disintegra, cioè sono da buttare proprio. Allora, a parte che è incredibile che a novembre io sto sul motorino con la manica corta e giubbotto di jeans. Stiamo andando in questo appartamento che siamo quasi in... siamo in consegna, un appartamento che ha subito una trasformazione letale. Guardami. Che fate? Guardate lo spioncino. Ah, sì. Vedi, guarda pure la vetrata, abbiamo beccato. Sì, che sorpresa. Mamma mia, oh, che spettacolo. Buongiorno. Senti, si va avanti. Sei su YouTube, eh? Come su YouTube? Ma veramente? Ma dai, anzi, fanno queste cose tradizionali. Per vedere la cucina. Sai, io non la un mobiletto. La giara di Perizzo. Eccoli! Il grigio che sta qua. È praticamente il grigio che sta là, capito? Questo grigio. Lo pure per questo appartamento vi porto. Allora, qui abbiamo creato una lavanderia, eccola qua, esattamente qui. Poi di qua stanno mangiando, qui c'è recuperato da un bagno, ne abbiamo fatti 2, piccolo piccolo, eccolo qua, ben presente. Questo è il primo. Beh, andiamo di qua, che stanno montando la carta da parati, eccoli.
Questo è il secondo? Questo è il secondo, mi hanno fatto completamente a smalto e all'interno della doccia, che è stata ricavata da... no, ricavata, inserita in una nicchia, abbiamo creato, abbiamo messo queste mattonelle molto molto belle. Andiamo di qua con cucina. La cosa bella di questa cucina è questo tappeto di mattonelle che gira, diciamo, tutto intorno alla cucina, eccolo qui. Anche il conto soffitto gira tutto intorno alla cucina. Poi di qua abbiamo la vetrata per creare comunque luce all'ingresso, la carta da parati illuminata con i LED, il camino, finto camino, anzi, guarda che carino. Stiamo facendo gli ultimi ritocchi, stiamo montando le carte da parati, ci ho fatto un bel giro, un bel check, e tutto procede bene e niente. Prossimo. Prossimo. Next. Sono pure più Giulia Damoli. Facciamo tutto, stiamo con lo scooter, tranquillo. Io poi devo tornare a casa, non ti preoccupare. Sono stressata. Non devi essere stressata. Pensa se sei sotto. Aspetta, devi io. Ma che se te crea? Vedete, che poi ammalate, poi. Ma tu devi far vedere che va tutto bene. Oh, scusa, non bisogna far vedere che va tutto bene nel lavoro, non fantastici social. Che vele! Al cliente bisogna vedere che va tutto bene, tutto risolvivo e tutto a posto. Poi, ma quelli che dicono vorrei fare il tuo lavoro, non sanno che c'è dietro. Sì, sì, sì. Ah, ma il lavoro è bello, non è che non è bello. Guarda il problema, il problema è tutto, è la gestione, è tutto, che non sta dietro a tutto, è... È dura. È dura. Matto. Che dobbiamo fare, vede? Dopo un attimo il check dei termosifoni e via, va, a pari, va. Certo, dai che dopo ti fermano per strada pure a te. Lascio diventare famosa, te faccio non diventare. Penso. Federico, ci dai la concessione alla Paola? Sì, grazie. Giustissimo. Questi sono. Ah, l'ho già fatto. Cioè, erano già dei vecchi termosifoni. Ah, okay. Sì. Non sono scastato, ripitturato e rimasto. Abbiamo due rotoli. Senza due. Ok, quindi due rotoli totali. Cioè, due rotoli interi praticamente. Però sai che lì ti fanno scrivere la dimensione, quindi io non lo so. E poi tra l'altro due rotoli, tre rotoli. Nel momento io per esempio un bagno ce l'ho attaccato, un bagno ce l'ho a cerca per terra. Il bagno delle bambine che. Allora qua ci metto ultimo giro, Fede. Magari. Lo fai via Federica. Che mi dici? Allora, il bagno che ci dici? Io non esisto. Che dice il bagno? Che ne so, dice? Bisogna capire bene dove va, perché noi dall'altra parte ci stanno tutte le prese di la cucina. Ma non si va a fare un ingrosso? Il piede è spesso 8,5. Il muro è da 9. E noi possiamo fare tipo una sorta di spallettina qui? Non sai che le mattone sono da 120. Se noi facciamo tutto, noi possiamo fare tutto. Facciamo così. Non so. La rotina qua? Qua? Cioè io mando la scheda. Sì, qua. Che devi fare qua? Spiegano. Allora, questa casetta, questo pavimento lo recuperiamo esattamente. È un pavimento, una vecchia caniglia che verrà poi ovviamente rilucidata, verrà cambiato lo zoccoletto, eccetera, eccetera, e sarà bello, quel che è bello, o è bello quel che piace. No, non gliene fa, gli mettiamo al muro come tu, così, li mettiamo a parete, gioca come mettiamo sempre, calcoliamo 120 di distanza da l'uno e l'altra. C'è il letto centrato. Il letto, centriamo il letto e poi ci calcoliamo, diciamo, 220 tra una presa e quell'altra, allora. Centrando la parete, ok? Allora ragazzi, naturalmente la giornata non si è conclusa lì, sono andata poi a studio, mi sono incontrata con dei clienti, sono andata a prendere i bambini a scuola, insomma, chi più ne ha più ne metta. Il bello del mio lavoro è che le mie giornate non sono mai uguali, ogni giornata è completamente diversa, una volta sto dal fornitore, una volta sono con i clienti, una volta faccio sopravvlog. Se questo tipo di video di oggi vi è piaciuto, lo scrivete nei commenti, così vi porterò nuovamente nelle mie giornate lavorative. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al mio canale.